4 lunghi treni partono da Torino diretti a Lourdes. È un pellegrinaggio di dolore e di speranza per 2600 persone della Fiat, tra dipendenti e familiari. Ogni conforto, specie per i malati più gravi, è stato installato su questi convogli diretti alla Grotta Santa. Illustri medici assistono i sofferenti, coadiuvati da Croce Rossine che fanno capo a Donna Marella Agnelli Caracciolo. Il pontefice ha scritto una preghiera per questi membri di una grande famiglia dell'industria meccanica, che invocano quella pace che la fortuna, il guadagno, il desiderato successo promettono e non danno. Il cardinale Fossati, che accompagna i pellegrini, reca parole di conforto e benedizione. Anche il professor Valletta è a salutare i partenti. A Lourdes, i lavoratori di Torino seguono i riti di devozione usuali a tutti i pellegrinaggi. Sono presenti anche l'avvocato Agnelli e gli alti dirigenti dell'azienda. Operai in bianche tute immergono i malati nell'acqua della speranza. È una scena di commozione profonda. Su tutti scende, impartita dal primate d'Inghilterra, la speciale benedizione inviata dal Santo Padre. E a sera, come luci di fede, si accendono le fiaccole del ringraziamento. È il modellino dell'Atomium, il gigantesco monumento all'atomo che sorgerà a dominare l'esposizione di Bruxelles dell'anno 21. Nelle gigantesche sfere si svolgerà la vita normale di una città. Negozi, banche, cinema, teatri, ristoranti, bar. Col principe Alberto, Leopoldo del Belgio assiste all'impianto della base della colossale costruzione. È uno dei giganteschi piloni metallici del peso di 100 tonnellate che reggeranno il complesso architettonico. Così l'uomo crea oggi un monumento al suo domani. Sempre emozionante, a volte commovente un varo. Dagli scali dei cantieri palermitani scende in mare la motonave Atreo di 12.500 tonnellate. Il presidente della regione, la loggia, elogia le maestranze che con perizia e bravura hanno per la 12ª volta costruita un'altra moderna motonave. È scoccata l'ora X, si smantellano le strutture esterne. Un sacerdote impartisce la benedizione. La madrina, donna Tina la loggia, spruzza di spumante la prua. Si muove. Urrà! Scende la bella nave nel mare. Urlano le sirene a saluto. In tutti la commozione intensa di aver creato una nuova nave per traffici sereni, tra popoli amici. Lentamente la nostra marina mercantile riconquista sicura mari e scali. La Fondazione di Cultura Marinara ha presentato nel porto di Napoli il nuovo battellino Elliot. È un altro importante passo per la salvaguardia della vita umana in mare. Sembra un banale fagotto ed è invece una modernissima zattera di salvataggio pneumatica. Guardate quanto è semplice il suo impiego. Basta fissare il breve cavo che lo cuce e poi buttarlo in acqua. Qui fa tutto da solo. Si apre, si gonfia, assume la forma di un battello normale e poi si crea anche una tettoia che lo fa assomigliare ad una candida arca di Noè dei nostri tempi. I naufraghi possono saltarvi dentro con sicurezza. È costruito in modo da attutire la caduta e da non rovesciarsi. Può contenere comode 10 persone che all'interno troveranno riparo dalle onde e dalle intemperie, oltre a generi di conforto. Però forse è meglio non naufragare. Non si tratta di una giostra colossale, né di un nuovo tipo di gigantesco ottovolante. Si tratta del più grande telescopio del mondo, costruito in Inghilterra nello Cheshire. È dovuto al progetto del professor Husband e sarà diretto e manovrato dal professor Lovell. Si danno gli ultimi ritocchi al gigante che pesa 2000 tonnellate e alla sommità raggiunge un diametro di oltre 80 metri. In questo enorme catino saranno concentrate le radiazioni che hanno viaggiato per milioni di anni alla velocità della luce. Potranno essere selezionate, analizzate e misurate. Si apre per lo scibile umano una nuova era di scoperte. Il radiotelescopio potrà funzionare anche come gigantesco radar, in grado di scandagliare luna e pianeti.